la donna peccatrice. Qui a questo punto, anziché la landa desolata, cominciano a venire fuori gli alberi. Giovanni Segantini è uno che dipinge sempre, quasi sempre, in questi quadri simbolisti, le donne aggrovigliate ad un albero, come in questo caso, in cui la donna è come trattenuta, ricorda un po', evoca un po' la selva dei suicidi dantesca, si potrebbe dire, perché sono alberi dai rami spogli. C'è un bambino che sbuca tra i rami e che comunque le si attacca al seno e succhia, anzi con una certa voracità. E lei sembra che cerchi di liberarsi. Allora, Segantini, come dicevo, non sta certamente pensando a sue esperienze personali, ma anche lui sente queste idee che circolano nella cultura simbolista decadente del tempo e quindi le rimugina a modo suo, inquadri che peraltro lo resero molto celebre. Pensate che uno dei suoi più grandi stimatori era l'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, che fece premiare il Segantini in tante esposizioni, in tanti concorsi internazionali di pittura. Ecco, Giovanni Segantini immagina però anche come deve essere la buona madre, come l'albero della vita, no? Sempre l'albero, la donna appollaiata come un uccello sull'albero, il bambino, però stavolta l'immagine appunto è positiva. Quindi nel contesto del simbolismo europeo si riprendono, nel contesto del simbolismo europeo che in pittura vuol dire divisionismo, vuol dire post-impressionismo, no? Tante cose, tante correnti diverse, la secessione di Monaco, eccetera, si riprende quell'idea. Sempre di Segantini è il famosissimo Le due madri. Ecco. Le due madri. La mamma umana col bambino e la mucca col suo piccolo. Ecco, questo è un dipinto molto interessante. Tra l'altro questo piaceva molto a Giovanni Pascoli. Sono curiosità così, ma forse ci danno anche un'idea della sintonia che si poteva creare a volte tra letterati, poeti, artisti, eccetera. Una specie di presepe, però del tempo, diciamo così, diciamo anche del realismo, perché il realismo come corrente pittorica è anch'esso abbastanza affine alla visione di questo scorcio di secolo dell'Ottocento, dove le varie tendenze si incontrano e non sempre collidono, possono anche andare d'accordo. C'è un evidente divisionismo ancora nell'uso del colore, però già la tematica è molto più vicina a quella del realismo. Qui però Segantini sembra dire che il ruolo della donna è molto più vicino di quello del maschio al mondo animale, no? Perché la donna, soprattutto quando è madre, è assimilabile alla femmina di tutte le specie. In un certo senso, quindi, è come una perorazione affinché la donna non fuoriesca da questo ruolo, che è quello che la santifica, per molti versi. Quasi come dire, è meglio uno stare ancorati alla natura, è meglio un ritorno alla natura piuttosto che un camminare verso la civiltà, perché la civiltà è vista come poi il regno del disordine, della sofferenza. È la stessa cosa che pensa Gauguin quando abbandona la civiltà occidentale, abbandona la sua vita, diciamo, di cittadino evoluto, inserito perfettamente nel suo mondo per andare a cercare la purezza primitiva, la semplicità, la lontananza dai traffici, come dire, dai vizi della civiltà urbana. E quindi va a cercare questa genuinità nel posto più lontano, almeno secondo lui, dal suo mondo di origine, no? E quindi si rifugia nelle isole Marchesi, a Tahiti, cerca la primordialità come fonte di
di salute mentale, di verità artistica. Quest'opera famosissima perché è una sorta di presepe, diciamo così, in chiave terzomondista possiamo dire, no? Cioè la fanciulla esausta, appena partorito, il bambino è in mano a una nutrice o una che lo prende tra le braccia, la levatrice, e c'è vagamente l'idea di un presepe, c'è anche una luminosità intorno al capo della fanciulla che può far pensare a una Madonnina indigena del luogo in cui appunto il pittore, nel luogo in cui cercava l'autenticità, l'originalità, eccetera. Dobbiamo dire che però gli sfugge la contraddizione. Intanto la prima contraddizione è che lui per andare a cercarsi la genuinità ha mollato famiglia e figli alla moglie nel paese civile. Adesso a me Gauguin piace molto, però voglio dire, vediamo le contraddizioni. Mollato moglie e quattro figli e se ne va a cercare la genuinità, la verità. E che poi... Come non è ingravida una ragazzina del posto e la ragazzina muore poco dopo. Quindi certo che la genuinità e forse anche la verità, non lo so, tra virgolette, di questa vita primordiale, primitiva, lontana dal dio denaro, però soprattutto rispetto alla condizione della donna, non è meglio. Avevano dunque ragione i greci che dicevano che è vero, la donna è un groviglio di contraddizioni, di problematiche, forse è una misera fin dalla nascita, ma l'unica sua possibilità è quella di rapportarsi alla civitas. Avere più come modello una dea come Palla di Atena che non avere come modelli degli idoli primitivi che non ti garantiscono nemmeno, diciamo così, gli atti della vita apparentemente più semplici, più naturali. La madre di Pellizza da Volpedo, famosissima, quella del quarto stato che avanza col bambino in braccio, il bambino un po' maltrattato, un po' così infagottato, ecco, è perché la donna per Pellizza deve partecipare, anche se madre, via col bambino, deve partecipare alle lotte operaie. Perché la sua emancipazione, allora ecco che qui sentiamo qualcosa che è tipico di questa fase, la sua emancipazione va di pari passo con l'emancipazione delle classi lavoratrici. Anche qui però si può fare sempre il discorso che è sempre meglio, seppur conflittuale e contraddittoria, la collocazione della donna, della madre, nell'ambito però di un progresso. In fondo anche Pellizza da Volpedo, con l'avanzata del quarto stato, sta prospettando, immaginando un progredire, non un regredire, un progredire dell'umanità. Verso dove? Non si sa, però lui immagina un progresso. E anche, ecco, in questa immagine che è molto patetica, questa è una sacra famiglia, ma è la famiglia del pittore. C'è una Madonna col bambino, e un San Giuseppe sullo sfondo, no? È una sacra famiglia, ma in realtà è il pittore con la moglie e con il figlioletto. C'è un'assimilazione, no? C'è una visione che santifica anche la famiglia povera, che versava in condizioni veramente di grave disagio del pittore in quest'epoca, con un riferimento alla famiglia della tradizione cristiana. La Madonna del latte, la Mater Lactans. Siccome si è molto polemizzato anche sul fatto dell'allattamento, allora la nostra arte, soprattutto quella europea dal Medioevo in poi, ha sempre perfettamente previsto il fatto che la Madonna sia rappresentata mentre offre il seno al bambino. Queste immagini sono nelle chiese, davanti agli occhi di tutti. Questo è Andrea Pisano, questa bellissima Madonna che allatta il bambino si trova nella chiesa del Lungarno, la chiesa del Santa Maria della Spina a Pisa. Ora, sulla Madonna che allatta, si potrebbe fare una carrellata all'infinito, ce ne sono veramente a migliaia, ma alcune molto belle. Questo è un particolare di un Ambrogio Lorenzetti, questo di van der Weyden, e sono tutte molto significative, non fanno altro che ribadire. Vai avanti. Ecco,
Mi fermo qui un attimo perché, a dimostrazione del fatto che non solo è lecito allattare, sarebbe lecito allattare in pubblico, ma addirittura noi nelle chiese amiamo la Madonna che allatta. Quindi, più di così, un'immagine sacra. C'è San Luca, nel famoso dipinto di Roger van der Weyden, San Luca, apostolo, evangelista, cioè, scusate, San Luca evangelista, che disegna, qui sta disegnando il ritratto di Maria col bambino. Maria allatta il bambino. E San Luca diverrà poi il protettore dei pittori. I pittori si dovevano iscrivere tutti quanti alle varie accademie di San Luca, delle varie città. E San Luca è fondamentale perché? Uno, perché sancisce definitivamente un fatto fondamentale della nostra tradizione culturale e anche religiosa, che cioè noi siamo una cultura iconica. È che la religione fondamentale, quella cristiana dell'Occidente, è una religione iconica, cosa non scontata perché le altre grandi religioni monoteiste non lo sono. Non lo sono. Quindi questo è un dipinto assolutamente una pietra miliare. C'erano stati anche prima altri dipinti di questo genere, ma questo è importante perché ci dice qual è la nostra civiltà e quali sono i postulati di questa civiltà, no? Quindi non solo è lecito che Maria allatti suo figlio e mostri il seno, ma è lecito addirittura che venga rappresentata. Non è un'immagine blasfema, né di per sé, perché è una rappresentazione di una divinità, di una santa, come la Madonna, che è la santa più importante, no? Della teologia cristiana, ma addirittura che allatti il bambino. E a testimonianza di questo non è un pittore qualunque che dipinge la santa, ma è un evangelista che dipinge la Madonna mentre allatta. Quindi nessuno può più confutare questo elemento. Ecco qua le mani di San Luca mentre disegnano, fanno il ritratto di Maria. Michelangelo, solo questo di Michelangelo perché basta e avanza, diciamo così, la famosa Madonna Medici, in cui Michelangelo ha questa invenzione straordinaria. Il bambino, che solitamente quando ingrembo la mamma in una statua che deve essere posta davanti ai fedeli, il bambino guarda noi, qui invece ci dà le spalle con assoluta noncuranza e cerca il seno della madre. È proprio quasi un gruppo chiuso in sé, no? Il bambino con questo suo corpicino bello, forzuto, già energico, si gira verso la mamma, abbraccia la mamma, ignorando noi che lo guardiamo, che stiamo lì. Beh, beh. Eccolo qua. Orazio Gentileschi è una delle immagini più belle della pittura, no? La Madonna che allatta il bambino. Non c'è l'aureola perché ormai in questo periodo le aureole già non si fanno più, già da prima, veramente. Ma notate la naturalezza, la bellezza, no? E molto probabilmente non è altro che sua moglie che allatta uno dei figli di Orazio. Quindi lui prende dal vero, no? Questa immagine della donna che allatta. Beh, beh. E qui finalmente, anziché avere le riproduzioni delle maternità, le rappresentazioni delle maternità in forma passiva, ce l'abbiamo in forma attiva. Cioè nel senso che siamo noi donne che rappresentiamo finalmente la maternità, perché fino ad ora ci siamo sempre fatte rappresentare, no? Questa è Artemisia Gentileschi, in cui la Madonna appunto porge il seno al bambino per allattarlo. Artemisia, figlia di Orazio, quello di prima. Questo invece è sempre di Orazio. Ecco, una pausa, il riposo nella fuga in Egitto. Vedete San Giuseppe che si addormenta proprio come un lavoratore stanco che non, quando al momento di riposare non vede più niente, dov'è il mantello, il pagliericcio, si butta e dorme, mentre Maria ancora attenta, vigila e allatta il bambino. Guido Reni, vai avanti. Elisabetta Sirani, un'altra donna molto importante, il bambino cerca il seno della madre. Elisabetta Sirani è una di quelle grandi pittrici di cui non si parla nei manuali di storia dell'arte normalmente. Da poco, solo da poco tempo si parla di Artemisia, da qualche anno, di Sofonisba Anguissola e così via. Ma finché io ho insegnato, sono stata a scuola e ho visto i manuali, mi sono passati tra le mani tanti manuali, si è detto per inciso, devo dire una cosa. Uno
uno potrebbe pensare che, siccome i manuali li scrivono i maschi, chiaramente i maschi tendono a privilegiare i pittori maschi. Invece non è vero, purtroppo. Perché anche quando i manuali sono fatti da donne, le donne privilegiano i pittori maschi. E ammesso anche che ci siano delle preferenze, è umano, no? Che tutti noi abbiamo delle preferenze, per cui ognuno sceglie gli autori che preferisce. Tuttavia io credo che da un punto di vista proprio pedagogico, è sempre l'inciso questo, sarebbe fondamentale che nei manuali ci fossero, se non la parità perfetta, perché forse è impossibile, ma perlomeno una buona quantità di riferimenti a pittrici, artiste, non solo a pittori e artisti. Mary Cassatt, come la chiamavano in Francia, è una pittrice statunitense che, per farla breve, va a studiare in Francia, diventa amica degli impressionisti, ma in particolare diventa amica di Edgar Degas. Quindi ha un rapporto molto stretto con Degas. È una grande pittrice. Non fu madre, lei non è stata madre, al contrario di Artemisia Gentileschi, che invece mise al mondo dei figli, anche se le morirono in tenerissima età. Lei non è mai stata madre, però riesce a rappresentare molto bene la maternità, come vediamo, e l'allattamento in particolare. Gino Severini era un pittore futurista. Quando deve rappresentare la moglie e il figlioletto si dimentica di essere futurista anziché fare tutte quelle cose strambe che normalmente, sto scherzando ovviamente, fanno i futuristi, ricompone la figura quasi in un omaggio alla pittura rinascimentale, quattrocentista, no? E compone questa figura veramente bella dove c'è una donna assorta, non è particolarmente felice ma già si sentono i primi boati della guerra che è incombente, siamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Mentre allatta il bambino, lo stesso Tamara dell'Empica. Mentre la figura della mater amabilis, cioè della madre non crudelis, ma quella amabile che gioca col bambino, è rappresentata in modo esemplare da Masaccio nel famoso dipinto La Madonna del Sollettico, dove è chiaro che la figura sacra si umanizza a tal punto che, anziché presentare il bambino benedicente, la madre che lo porge, seria, insomma, molto compresa dal suo ruolo, mostra invece una giovane donna che solletica il collo del figlioletto, il quale è molto contento appunto di questo trattamento. Lo stesso in questa opera scoperta qualche anno fa di Filippo Brunelleschi, che fu scultore oltre che architetto, dove c'è il bambino in braccio alla madre, c'è questo attaccamento tenero, è il bambino che in genere si aggrappa alla scollatura o fruga nella scollatura, cosa molto diffusa in questo periodo. Ma prima ancora di questi, nel periodo gotico, ecco, c'è una Madonna che sorride, una Madonna dell'età gotica che sorride perché qui a sua volta il bambino le accarezza il mento. Sono immagini molto umane. La Madonna della Seggiola di Raffaello, immagine famosissima, mostra un fatto essenziale nella pittura di Raffaello. Raffaello, che è un grande cultore degli antichi, grande studioso degli antichi, ma non imita gli antichi, si è detto per estrema chiarezza, va alla ricerca di una bellezza perfetta che però per lui deve essere inverata nella realtà. Quindi in genere lui cerca fanciulle del popolo, come in questo caso, si vede dagli indumenti che indossa, quel tipico scialletto, quel copricapo, quel velo, la Madonna che stringe tra le braccia il bambino, e il bambino che si lascia coccolare, possiamo dire, no? Molto felice di essere vicino alla mamma. Quindi la ricerca della bellezza classica si sposa felicemente con il naturalismo di Raffaello, trovando una sintesi perfetta in queste immagini. Nella Madonna invece con Sant'Anna e il bambino di Leonardo noi abbiamo due maternità, la maternità di Sant'Anna e la maternità di Maria. Quindi Sant'Anna, Maria e il bambino, la nonna, la mamma e il figlio. C'è una catena umana che ci mostra questa genealogia che da umana si fa divina nell'ultimo nato.
Poi ritorno anche su questa immagine. Caravaggio, su cui insomma, del quale potremmo rappresentare tantissime immagini di donne con bambini, ma vai avanti. Soffermo su una in particolare, che è questa, la Madonna dei Palafrenieri, cosiddetta, dove si vede abbondantemente il seno di Maria, il bambino che schiaccia la testa del serpente insieme alla mamma e Sant'Anna. Anche qui abbiamo queste due madri, Sant'Anna e Maria. La madre anziana, che sarebbe poi la nonna del bambino, Maria e il bambino. Ecco, qui nel dipinto di Caravaggio, come vedete, il seno di Maria, che poi molti interpretano come una sorta di erotismo un po' subdolo di Caravaggio, che ti propina, no? Questa cosa proprio all'interno di un'immagine sacra. Fa riferimento poi a un qualcosa che ha a che fare più con la bellezza terrena che non con la bellezza spirituale. In realtà abbiamo visto che il seno di Maria è fondamentale nella visione cristiana, no? È un elemento assolutamente non secondario, che quindi viene mostrato normalmente. Nello sfondo scuro del dipinto, che non si vede bene a causa appunto anche della necessità forse di un restauro di questo dipinto, comunque nello sfondo completamente scuro si intravede una lama di luce nella parte alta che allude ad un'apertura, a una porta. Dunque, Maria è Ianua Coeli, la porta del cielo, ma anche Ianua Mundi, perché attraverso di lei poi il figlio si è fatto uomo. E nella visione di Leonardo, in quella di Caravaggio, abbiamo in tutta evidenza questa idea i teologi direbbero della kenosis, cioè dell'abbassamento della divinità. Il Dio cristiano si è abbassato al punto, no, da incarnarsi, da farsi uomo. È un concetto teologico che viene reso molto bene attraverso il fatto che questo Dio è rappresentato da un neonato, da un fanciullo che nasce dal ventre di una donna. Quindi questo Dio che compare in mezzo alla storia umana in un modo assolutamente inaspettato, no? Perché nasce come avevano detto i greci a proposito di Palla di Atena, negandone però la nascita, nasce proprio da quell'utero oscuro, al quale invece Palla di Atena non appartiene perché lei nasce dalla testa di suo padre. Quindi sia in Leonardo che in Caravaggio questo elemento è ribadito proprio dalla concatenazione delle due madri e del figlio, concatenazione che avviene in una sorta di gerarchia naturale per Leonardo e che avviene invece in Caravaggio in un modo più drammatico, ponendo la figura dell'anziana Sant'Anna di lato. Sant'Anna che contempla, senza parole, contempla sua figlia giovane che sorregge il bambino che schiaccia il serpente, perché in questa immagine si avvera qualcosa di biblico che aveva a che fare col male e con una donna che sarebbe poi comparsa per schiacciare la testa di questo serpente. Quindi addirittura la figura della donna diviene assolutamente centrale, sia come reminiscenza veterotestamentaria che neotestamentaria. Cioè la salvezza dell'umanità comincia lì, nel grembo oscuro di una donna, a presentarsi, a germogliare, a prendere corpo. Vai avanti. E sempre il Mater Amabilis, ce ne sono tantissime di queste figure. La storia dell'arte è ricchissima, e queste Madonne che giocano, qui c'è una Madonna che gioca con un passerotto, col bambino, del Guercino. Questo è un dipinto di Elisabetta Sirani che mostra il bambino e la mamma che giocano, cioè figure della amabilità, dell'amorevolezza, no? Dell'assoluta familiarità che sussistono tra la mamma e il bambino. Questa pittrice che stiamo vedendo, Angelica Kaufmann, rappresenta invece un'altra madre famosa dell'antichità, Cornelia, che mostra i suoi gioielli. Cornelia era come sapete, una donna appartenente a una gens importantissima dell'antica Roma,
i suoi figli sono i famosi Gracchi, no? Due tribuni della plebe, che in un celebre aneddoto, appunto, preferisce mostrare i due figlioletti anziché mostrare i suoi gioielli, le sue cose preziose. Perché siamo nel Settecento illuministico, dell'età dell'illuminismo, i pittori si soffermano spesso a usare questi episodi, aneddoti, fatti della storia antica come exempla virtutis, cioè quegli esempi che possono sollecitare gli animi a compiere nobili azioni, possono sollecitare una educazione più consona, più appropriata, anche rifacendosi a modelli antichi di virtù, e così via discorrendo. Vai avanti. Elisabeth Vigée-Le-Brun, l'abbraccio con la figlioletta Julie. Questa è una pittrice statunitense che si chiama Lily Martin Spencer. Ecco, Lily rappresenta se stessa, mamma di questi pargoletti che ci mostra in primo piano, col marito affettuoso che sta alle sue spalle. Questa Lily Martin Spencer era di origine francese, che arriva in America, diventa una grande pittrice nonostante un marito non solo praticamente nulla facente, cioè che badava a curare, diciamo così, gli affari che la moglie evidentemente gli procurava col suo lavoro, ma anche molto severo nei suoi confronti, e che insomma, marito e moglie si formano una famiglia con numerosi figli, qui ci sono i primi due, forse l'idillio si spezza anche abbastanza rapidamente, e questa pittrice deve insomma, fare il suo mestiere di pittrice, fare il suo mestiere di moglie e di madre contemporaneamente, cosa che non deve essere stata, credo, assolutamente una cosa facile. Berthe Morisot è un'altra donna pittrice, catalogata con gli impressionisti, fa le mostre con gli impressionisti, molto amica di Edouard Manet. Qui rappresenta il quadro, rappresenta sua sorella con la loro bambina vicino alla culla, è un quadro molto famoso perché mostra proprio la tenerezza ma anche un po' l'apprensione della madre, la paura che possa succedere qualcosa, la sua preoccupazione insomma di fronte alla culla di un esserino così forse debole, credo che poi questo bambino sia morto effettivamente, quindi era già un'ansia già motivata all'epoca. E qui abbiamo Adriano Ceccioni che mostra la donna che gioca col bambino, e qui è una madre gioiosa che palleggia il figlio, no? Il quale sorride verso la mamma che sorride, verso la mamma che sorride. Incipe parve puer risu cognoscere matrem. Questo lo diceva, lo scrive Virgilio, denotando anche un'attenzione, una tenerezza verso le madri che egli riversa non solo sulle madri umane, ma anche su quelle animali, perché è un pittore che è un poeta che ha una grande pietas nei confronti di tutte le madri, anche quelle, come noi sappiamo leggendo le bucoliche, anche quelle di altre specie. Quindi non tutti gli antichi sono stati crudeli e misogini, come vedete, ma c'è perlomeno una alternanza di toni e di sentimenti. Questa è sempre Mary Cassatt, sempre lei, non mi soffermo perché penso che sia già tardi, vai avanti, sempre lei. È sempre Gauguin, e questo è Picasso. Anche Picasso ha dedicato molti dipinti alle maternità. E questa è la sua fase italiana, no? Quando torna a comporre questi volumi plastici molto evidenti, la madre col bambino. E qui siamo di fronte alla famosa Madre dell'Ucciso di Ciusa. E questa è una mater dolorosa, lacrimosa, come la possiamo chiamare. Una madre che piange un figlio morto può essere una sorta di pietà sarda, barbaricina, un'opera d'arte famosissima che ha vinto la Biennale del 1907, se non ricordo male, un'opera che sta un po' a metà tra il realismo o perlomeno il verismo, come si diceva meglio rispetto alla produzione artistica meridionale del tempo, ma anche un certo simbolismo, perché venne ben presto assimilata proprio a un'idea di una Sardegna ferita, no? Di una Sardegna madre ferita dalle sue vicissitudini storiche.
Bene. Bene. Si vede questo viso compunto. Chiaramente il riferimento alla Pietà di Michelangelo è alla lontana, no? Perché si tratta di una pietà, anche la madre dell'ucciso di Ciusa è una pietà, ma Michelangelo la vede alla luce del suo idealismo neoplatonico, quindi dalla ricerca di una bellezza perfetta, mentre Ciusa la vede in tutt'altra chiave. E la Mater Dolorosa è ben espressa in tutte le rappresentazioni i vari compianti, quelle che chiamiamo pietà, in cui il figlio è tenuto sulle ginocchia o giace in terra e la madre è inginocchiata o seduta accanto, come nel caso della Pietà di Sebastiano del Piombo, ecco, la figura del figlio morto deposta ai suoi piedi. Nel caso della scultura di Ciusa dobbiamo proprio immaginare che il corpo del figlio defunto assassinato in quel famoso campo di spiga dove il giovane stava mietendo fosse appunto per terra in mezzo alle spighe recise e lei fosse seduta accanto, oppure che la ritraesse nel momento in cui c'è il canto de Satitu, come erano solite fare appunto le donne, le congiunte dei morti, soprattutto assassinati in Sardegna. Ecco, qui c'è una pietà quattrocentesca, una pietà lignea, anonima, non so sinceramente chi sia, comunque è molto bella, quella madre accovacciata accanto al corpo del figlio. E ancora andando avanti vediamo la famosa Pietà di Caravaggio in cui, se voi notate, la Madonna, se l'avete individuata, si trova sotto il braccio al sollevato sotto il braccio sollevato della fanciulla che sta in alto, che è Maria di Cleofa. La Maddalena è quella che piange, accanto al viso della donna più anziana, che è Maria, che riprende molto la Madonna della Pietà Michelangiolesca, della Pietà Vaticana, soltanto che è più anziana, perché il Caravaggio la fa come una donna avanti negli anni, praticamente quasi invecchiando quella Madonna di Michelangelo, e il riferimento è preciso perché anche il corpo del Cristo è posto nella stessa posizione che ha il Cristo nella Pietà di Michelangelo. E il volto del Nicodemo ricorda, in una certa misura, ricorda il volto dello stesso Michelangelo, quello che guarda verso di noi, voglio dire. E anche qui abbiamo una rappresentazione del dolore della madre che piange il figlio morto. E qui si compie, rispetto alla figura più diffusa tra tutte le immagini di maternità, qualcuno mi diceva, ma sicuramente parlerei della Madonna. E chiaramente, perché se noi andiamo a vedere la maternità nell'arte, fondamentalmente è la Madonna, non è che ce ne siano tante altre. Perché molte donne non si sarebbero mai fatte rappresentare gravide, no? Un po' per lo stesso motivo per cui i greci evitavano di rappresentare questa, che era una deformità, era un appesantimento del corpo, una deformazione, se volete, no? E quindi è difficile farsi rappresentare così. Però, invece, come vediamo, nel caso di Maria, non solo è lecita, ma è diffusissima questa rappresentazione. Quindi, dall'inizio, dal momento in cui Maria è gravida fino alla fine, quando Maria depone nel sepolcro insieme agli altri, depone il figlio. Poi ci sono delle donne coraggiose, stiamo finendo, delle donne coraggiosissime che sono superiori agli uomini, e qui torniamo a quel che diceva forse Medea, che invidiava anche l'arte della guerra agli uomini rispetto all'arte del partorire, che invece era proprio riservata alle donne. Le donne che durante la guerra ispano-napoleonica, quando Napoleone invade la Spagna, spesso sostituiscono gli uomini superandoli anche per ardimento, per coraggio, come succede qui, allorché una donna appunto si mette al cannone, essendo morti gli altri combattenti maschi. Oppure come nel rappresentare la morte della madre. Qui c'è una madre che muore, che viene portata via durante la peste di Madrid. La peste nelle guerre napoleoniche in Spagna è la fase terminale di questa guerra, allorché come nelle catastrofi medievali, no? Alla guerra si accompagnava la carestia e poi la peste. Quindi c'era la guerra ne spazzava via un bel po', poi arrivava la carestia perché ovviamente non si combatteva, non si coltivava la terra, i campi venivano bruciati e poi appunto
appunto si muore di peste, perché quando i corpi sono indeboliti per la malnutrizione arriva la peste. Ed è la rappresentazione della bambinetta che segue il feretro, la bambinetta che ormai è rimasta sola, che è la figlia, no? Che segue piangente il corpo della madre. Qui ci sono le donne che addirittura con le picche infilzano i nemici, tenendo in braccio i bambini, quindi si difendono come leonesse fino all'ultimo. E anche in questo caso, come vedete, le donne combattono con i bambini accanto a loro, sono sopraffatte ovviamente, sono sopraffatte dalla forza maschile. E qui vediamo le donne che in modo sgarbato, proprio volgare, vengono deposte sui carri dai monatti durante la peste. C'era un giovane italiano che studiava, viveva in quei tempi in Francia, si formava in Francia, che ebbe modo di conoscere le incisioni di Goya sulla peste di Madrid. Questo giovane era Alessandro Manzoni, come potete ben capire, che conobbe queste incisioni e ne fu talmente colpito da ricordarsene molto bene quando poi descriverà la peste seicentesca di Milano. Se voi ci pensate, proprio anche molte, quasi delle sequenze, no, di queste scene, dei disastri della guerra di Goya, ispireranno quelle pagine memorabili del Manzoni che ci fanno studiare fin dalla più tenera età. Nel tempo dell'inquietudine, questa è la madre di Munch, la madre spossata, distrutta, che assiste praticamente alla morte della figlia. È la sorella di Munch, no? Che muore di tisi, come si moriva nell'Ottocento molto frequentemente, di tubercolosi, e la madre che assiste. E poi c'è una mater magistra, ed è la madre che sculaccia il figlio. È una Madonna, vedete che ha l'aureola? L'immagine può essere considerata un po' blasfema, se volete. È una Madonna che prende il bambino, stavolta forse per qualche monelleria, e lo sculaccia. E lo sculaccia di santa ragione. La mater magistra è quella di Renoir, che insegna al bambino, al piccolo Jean, a giocare, usare i giochi. È quella di Lilla Cabot-Perry, un'altra pittrice americana, che invece insegna proprio alla figlia, insegna con il libro aperto. Andiamo un po' veloci, però queste immagini meriterebbero ben altro commento, ma cerchiamo di fare alla svelta. E questo è un grande, famosissimo dipinto di Lily Martin Spencer, quella che aveva quel maritaccio che le dava molto filo da torcere, perché la redarguiva costantemente, nonostante lei fosse una fatta, dipingeva, vendeva i quadri, manteneva la famiglia, sfornava figli, allevava figli. E lui doveva essere proprio veramente insopportabile. Lei lo rappresenta durante una festa campestre mentre cade dall'altalena sbattendo violentemente il sedere per terra. Come vedete, è l'uomo al centro che è caduto. È forse un modo gentile per vendicarsi dei torti subiti, però ecco, lo fa. È sempre Cabot, la precedente. Qui abbiamo invece, vai avanti, una madre, la donna madre della Repubblica. La Repubblica francese che allatta i suoi figli. Qui vedete che qui si riprende il tema della dea madre, quella con i gemelli, che aveva una così grande diffusione in epoca romana, no? La Saturnia Tellus, la Mater Matuta, la madre matuta vuol dire del mattino, della stella mattutina, quindi legata al culto delle dee, di Venere in particolare, che è la stella del mattino, e anche della sera per la verità. La Mater che allatta, con i suoi seni abbondanti, con le sue forme abbondanti, lei altera, seduta sul trono, allatta i suoi figli. Uno è seduto e legge, perché oltre che essere nutriti bisogna anche essere istruiti, e imbraccia il tricolore. Quindi è ovviamente un'immagine allegorica che però ci fa capire come la figura femminile, la figura della madre, prospera, feconda, sia anche una figura che è riferibile all'ambito della Repubblica, dello Stato, insomma.
L'epoca dell'inquietudine è ben rappresentata dai dipinti di, vai avanti, di Klimt, le famose tre età che abbiamo alla Galleria Nazionale di Roma. Anche qui abbiamo sempre la triade che abbiamo visto, la madre, la nonna, il bambino, ma ovviamente la figura scheletrica proprio deforme della donna più anziana è impressionante. E quindi ci sono già, insomma, qui c'è già Freud, siamo nel clima viennese, no? Della secessione, del tardo impero, della Finisaustria, eccetera. Quindi c'è un clima un poco torbido, un po' malsano, possiamo dire, anche se c'è un aspetto carezzevole tra madre e figlio, e qui anche la donna gravida. La donna gravida che spesso nelle figure di Klimt è accompagnata dal teschio, dallo scheletro. C'è questa inquietudine che serpeggia costantemente e che ci porterebbe a fare altre considerazioni che adesso però non è il caso di fare. Ecco, come in questo caso, vedete in alto il teschio, la donna gravida, che però ha uno sguardo che suscita ansia, direi, suscita un po' di timore, non è un'immagine rasserenante. La madre di Boccioni è una madre futurista, anche se ancora divisionista, la madre è un perno della sua esistenza, una figura molto positiva che gli ritrae in tante pose, vai avanti, come vedete, sempre molto dinamiche, molto in movimento, fino ad arrivare però a quest'ultima fase in cui la figura già è attraversata da queste linee di forza futuriste in cui egli la chiama materia, non la chiama più mamma, la chiama materia, riferendosi alla etimologia di mater materia e anche a tutte le speculazioni filosofiche del tempo che richiamavano appunto a questo dualismo, no? La donna è materia mentre l'uomo è spirito. Non so se mi spiegano. La donna è materia, l'uomo è forma. Ecco, quindi in questo dualismo l'uomo sceglie per sé ciò che ritiene più elevato, più sublime, lascia alla donna ciò che ritiene meno elevato. Però, pur essendo affezionati alla mamma come Boccioni, diciamo, gli artisti del tempo utilizzano spesso, come faceva Segantini, utilizzano spesso questi criteri, queste nuove concezioni, visioni, definizioni della donna. Ma direi che queste sono immagini dell'arte del Novecento, dove c'è una moderna Medea. Questa pittrice si chiama Margherita Sirkoskaya ed è una pittrice russa contemporanea. Ma non mi soffermo, intanto perché non ce la faccio più, sinceramente, e poi perché penso che sia tardi. Ma prima di finire volevo, vai avanti. Ecco, volevo richiamare la vostra attenzione. Ci arrivo male, ci arrivo senza un discorso congruo, ma voglio almeno citare l'arte di Maria Crespellani che abbiamo tra noi stasera, che ci fa l'onore di essere tra noi, che ha rappresentato varie volte la maternità nella sua forma più gioiosa, più creativa, più solare, direi, nell'ambito familiare, quindi la famiglia, i figli, con la sua arte delicata, con il suo modellato di argilla bianca, con lievi tocchi di colore, e talvolta con qualche inserzione materica di materiali differenti, che ci riporta a quel clima di amore, di serenità, di condivisione che abbiamo trovato in certe immagini dei secoli precedenti. Vai avanti, ce ne deve essere, come vedete, con queste figurine deliziose, con i figli che si allontanano dalla mamma lungo dei fili, la mamma che li ha messi al mondo, li ha creati, i figli che vanno ognuno per conto proprio in direzioni differenti. C'è anche quello sulla nuvoletta perché è prematuramente volato in cielo, quindi su una nuvola come un angioletto. C'è poi, voglio ricordare qui la figura di un pittore sardo, nuorese, Mauro Deledda, che rappresenta simbolicamente questa Sardegna madre sofferente alla maniera di Ciusa, possiamo dire, con l'agnello sacrificale tra le braccia. Questo è un disegno che egli fece da un grande dipinto a olio che si intitola I pascoli di Samela,
ricavò questo disegno, una parte di quel famoso dipinto, come immagine simbolica proprio delle condizioni tragiche della Sardegna. La madre in nero che stringe l'agnello sgozzato. E queste ultime immagini non le commento, siamo alla pop art, siamo all'arte proprio, diciamo, tra quella più recente dei nostri tempi, con i richiami però sempre ad una maternità problematica, come la donna che si barcamena come una giocoliera con tutti gli attrezzi della sua casa, della sua vita domestica, oppure la donna, non lo so se sia un presagio questo, comunque una donna molto anziana, già nonna, che stringe tra le braccia un neonato. Non so se è una nonna o una mamma in ritardo, non si capisce, ma anche questo è uno dei temi di attualità. E come diceva la mia vecchia insegnante del liceo, ascolta, le cose di attualità è meglio lasciarle stare, parliamo delle cose del passato, che siamo tutti più tranquilli.
che portiamo dentro di noi e che noi nutriamo e non riusciamo a staccarci da questo germe. Per cui di padre e figlio perpetuiamo questa oppressione l'uno sull'altro attraverso questo spasmodico desiderio di potere, o diciamo inconscio oppure palese. E allora partiamo. Sembra che il nostro più grande potere sia consumarci in equanimità. Forse ci sentiamo superiori se ci ascoltiamo dire, si sa, certo quell'uomo è un criminale, certo ha una gran responsabilità e non la vale, ma che volete? Ah, il padre è alcolizzato e la sua mamma non l'ha mai capito. Basta con queste giustificazioni, pietosi alibi, schermi e difese, per non strapparci dalle ossa quel seme, seme assassino che tanto ci preme, seme di potere racchiuse in un seme, e quando davanti il cielo troviamo, cresciuto incarnato in qualche padrone, non sarà finita che se non ammazziamo, non ci potremo mai riposare finché non saremo riusciti a ammazzare dentro di noi questo mostruoso embrione, che per paura di troppo cambiare, noi proteggiamo, riscaldiamo, aiutiamo a respirare. È una lunga, lunga, lunga catena, come quella dei padri che i figli fanno, e a loro volta padri saranno. È una catena da spezzare, rompere un anello è come fare, non perdonare, non giustificare. I morti sono da scavalcare. Signore e signori. Metterò poi applausi, dopo lo scrivo, applausi, stanno bene. Signore e signori, a inizio lo spettacolo, questa sera avrà luogo una improvvisazione. Tema sarà la creazione. Personaggi: il banditore, Maria la creatura, ed ecco a voi gli occhi brillanti di infinito amore, la creatore. Vengo a voi su questo palcoscenico per compiere un sublime gran miracolo. Vengo qui a mostrare com'è bello creare. Mi do tutta all'essere creato, con voi in esso ogni mio ideale. Mi ci specchio come fossi io, diceva bene Dio, anzi di più e meno, in esse la sua anima impressa, e le sue ossa sono le mie. Al mio viso ed il mio cuore, che si versa per tanto amore, in un vaso da me inventato, mi serve un creato, dove sono io se no? Ammirate, ammirate, davanti ai vostri occhi si compirà il grande atto. Farò una donna bella, unica, grande mia, l'aria è ferma eppure mi sento come morire, mi strappano il corpo e la mente, vuol seguire, sono stremata mentre da me striscia via la mia creatura. Nasci donna, nasci figlia, bella e pura. Il mio nome è Maria. Miracolo, questa voce è la tua, non è la mia. Io te l'ho data, Maria, e dimmi chi sei, a chi appartieni. A te
creatura è del suo creatore. Maria è bella, i capelli ramati, gli occhi misteriosi incavati, la pelle bruna, compatta, lucente, sembra ignara mentre è presente. Ferma al mio fianco, si guarda attorno, la sua mente è cosciente, non desidera più niente, sa che mia è mia. Finalmente ho vestiti d'oro e d'argento e sul capo una corona. Maria mi guarda incantata e buona, quanta gioia già mi dà la mia creatura. Ha già fatto Liccia, forse vediamo, ci possiamo unire con un applauso, che tra noi Maria Crespellani, che è docente di storia dell'arte, anch'essa lunga carriera al Liceo dei Tori, nonché artista, come ci ha fatto vedere Liccia anche in alcune piccole slide. Grazie a tutti, grazie Maria, grazie per essere intervenuti e alla, a sa prossima. Non so se Gianni Loi, che è il nostro grande... No, non ha... Va bene, allora arrivederci, a sa prossima.